Quello che oggi è il circolo sciatore Creta Grauzaria forse non è noto a tutti. Molti conoscono solo i corsi che vengono organizzati, la gara sociale o la cena, ma il circolo è molto di più. La nostra associazione è impegnata anche su più discipline sportive, invernali ed estive. E se sono note, solo un gruppo ristretto di soci che le praticano o ne sono veramente appassionati. Lo sci alpinismo, lo snowboard, la corsa, attività legate, assieme allo sci e ai valori del circolo, dalla passione per la montagna. Questi sport rappresentano il circolo del presente e sicuramente anche quello del futuro. Negli ultimi anni diversi atleti, che sono certo riconoscerete dalle immagini, si sono cimentati in gare di sci alpinismo portando i colori e il nome del circolo sciatori a competizioni di livello locale e internazionale, anche all'interno del circuito La Grande Course, il più severo e prestigioso circuito di gare di sci alpinismo in Europa. Giusto per citarne alcune, Trofeo Mezzalama, Adamello Ski Raid, Sella Ronda Ski Marathon, Tour de Rutor, Ötzi Alpine Marathon. Tutte gare svolte in coppia dai nostri atleti su percorsi durissimi e con condizioni non sempre favorevoli. Arrivano anche gli amici dello Ski Club Grado 6. Buona, oh! E questo è veramente il cuore pulsante dello sci alpinismo. Siamo 9:40, scarsa della partenza. Degna di nota, inoltre, sicuramente la gara di casa, la sci alpinistica del Canin, la quale vede impegnati atleti del circolo sin dalle prime edizioni, ed oramai per alcuni è diventato un tradizionale appuntamento a fine aprile. Recentemente il circolo è entrato, con una nuova giovane promessa, nel mondo dello snowboard cross. E qui gli amanti della tavola sanno già a cosa mi riferisco. Una disciplina adrenalinica in cui si gareggia a gruppi di 4 su un percorso tecnico che si snoda tra salti, gobbe e paraboliche. Il nostro atleta si è cimentato, raccogliendo buoni risultati in svariate competizioni, nei campionati nazionali, nelle gare di Coppa Italia, fino alle gare FIS. E di certo la passione non manca. L'inizio della primavera segna il cambio stagione e così come cambia il clima, cambia anche lo sport, segnando dunque l'avvio della corsa in montagna. Sport praticato agonisticamente o solo da chi voleva tenersi in forma per l'inverno. Anche in questa disciplina un gruppo sempre più numeroso di soci veste e porta orgogliosamente i colori del circolo agli eventi più disparati che popolano, sempre più numerosi, i weekend estivi del nostro territorio.
Sono felice di poter dire che le maggiori presenze di runners delle nostre valli si registrano sempre nelle gare ormai considerate di casa, come ad esempio il Vertical Varresia, il Trofeo Tre Comuni e la Staffetta Tre Rifugi. A quest'ultima, ogni anno, riusciamo sempre a farvi partecipare un buon numero di staffette, tra le quali, a volte, anche una staffetta femminile, cosa non da poco. Negli ultimi 6 anni la stagione è stata chiusa in ottobre dal trofeo Kaiser Toyo, in cui si corre senza conoscere tempi altrui, fino al giorno della festa conclusiva, quando il famoso Kaiser, per l'appunto, ospita i concorrenti nella sua casa dentro la borgata di Mogessa di Qua per un'allegra giornata in compagnia, indistintamente dalle condizioni meteo. Infine, mi sento di ringraziare in primis tutti gli atleti, tutti coloro che li supportano e chi dà sempre una mano per organizzare la festa conclusiva. Con questo breve video spero di avervi ispirato e fatto cogliere quello che oggi è il circolo nella sua completezza. Chiunque voglia correre, scivolare sulla neve o fare fatica con noi è sempre il benvenuto e sa dove trovarci.